confermano i dati, è stato un grandissimo successo il presepe vivente di Pietraverano. Come sappiamo, la rappresentazione si è svolta lungo le stradine del famoso e storico borgo del paesino e... Andrea? Cellulare? Telefono? Telefono. Sarà. Scusate. Sì? Sì, siamo in diretta. Sì, si può fare. Ma scusa, diamo i numeri. I numeri? I numeri. Che numeri? Ok, va bene. Scusa, desiderei, interrompiamo questa edizione del TG. Certo. Abbiamo, sta per entrare il nostro direttore, Thomas Scalera, che vuole dare i numeri. I numeri? I numeri. Ma, scusateci. Eccoli qua. Ragazzi, scusate per aver interrotto il lancio di questo servizio che vedrete con calma direttamente sul portale. Grazie di seguire, perdonami, però era il caso in questa occasione di dare un po' di numeri, insomma, Andrea. Non me li giocate all'otto perché non penso che non siamo così fortunati. Vogliamo dire l'aspetto relazionale, io poi posso parlare dopo del... Ah sì, innanzitutto Thomas, credo che dobbiamo ringraziare per quest'anno tutta la nostra redazione che è cresciuta, grazie soprattutto a Desiree Ricciviello che è entrata a far parte della famiglia di Verona News, l'immancabile Andrea De Luca delle Tramelara che svolge un grandissimo lavoro redazionale, poi abbiamo Vincenzo Mara della Comunfine, abbiamo il nostro inviato da Napoli, Simone Palladino. Invece ci sono tanti altri ragazzi che collaborano almeno, che non abbiamo nominato perché sono veramente tanti, e il nostro ringraziamento va a tutti loro. I numeri sono facili, però prima di leggerli devo mettere gli occhiali perché ultimamente va molto di moda tra i giornalisti, quelli proprio diciamo ufficiali, non di usare questo tipo di occhiali sul naso, così. Ecco, sembro un giornalista serio? Sì, sì. Ok. Allora, in un anno, il 2015, siamo arrivati a quasi 1.800.000 persone. Questo è un ringraziamento, ma è anche un grande applauso al lavoro che stiamo facendo, che cerchiamo di proporvi sempre in maniera imparziale, trasparente e senza nessun tipo di inquinamento esterno. Detto questo, dobbiamo dire che siamo riusciti ad arrivare, diciamo, a due fasce d'età fondamentali, che sono quella tra i 25 e i 34 anni, che sono i nostri principali lettori, e un'altra che tra i 35 e i 44 che è immediatamente sotto. I giovanissimi sono appena sotto, diciamo, però ci stiamo lavorando. Detti questi numeri, perdonatemi, questo è solamente un modo per dirvi grazie, perché attraverso questi numeri potete capire la dimensione di quello che siamo riusciti a realizzare. Verano News è un sito che nel 2013 faceva 300.000 contatti l'anno. Nel 2014 abbiamo superato i 500.000 e nel 2015, che sta per finire, abbiamo triplicato i valori dell'anno precedente. Questo significa qualcosa, Andrea, no? Sì, e tra l'altro, Thomas, vogliamo l'occasione di ringraziare anche chi ci segue dall'estero, che sta lontano da Verano e dall'Alto Casertano, però grazie a Verano News può continuare a essere in contatto. Infatti arrivano tanti ringraziamenti, anche i dati che io adesso non ho approfondito per non tediarvi, vedono che ci sono tante connessioni anche dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Inghilterra, e quindi cogliamo l'occasione per salutare anche chi ci segue da lontano. Detto ciò, adesso finito di dare questi numeri, penso che sia il caso di creare un po' di atmosfera festiva, no? Ecco qua, e con questo vi auguriamo un fantastico 2016 e continuate a stare con noi, perché saremo sempre, sempre dalla vostra parte. Auguri. Auguri, buon anno. In Jingle Bell Square, in the frosty.